Siamo nella sede del IISACP, più semplicemente Istituto Superiore di Istruzione Artistica Classica e Professionale, perché da bravo giornalista, l'altro giorno vi ricordate, abbiamo fatto vedere quel bellissimo atto di solidarietà, il doppio progetto solidale, e a un certo punto mi hanno parlato della provincia. E la provincia che ha stanziato un bel fondo a favore della scuola. Quindi, quando si dice Orvieto è bistrattata, non sempre è vero. E allora siamo venuti alla fonte e abbiamo voluto sentire Tiziana Bocchino, che è di SGA, sempre dell'istituto, e Maria Caterina Leonardi, che adesso vi inquadro, che invece è in questo momento è collaboratrice del dirigente scolastico Cristiana Casaburo, sempre presso l'IPSA. Naturalmente bisogna essere precisissimi. Allora, iniziamo con Tiziana Bocchino. Ci può spiegare allora la provincia perché ha creduto e cosa ha fatto? Allora, certamente, diciamo giorni fa, non tanto tempo fa, la preside, come sua abitudine, mi cede delle, diciamo, delle priorità, cioè istruire delle pratiche. Quindi sono stata contattata dalla dirigente Casaburo e mi diceva appunto di portare avanti questo progetto e di contattare la professoressa Caterina Leonardi. Perché diciamo, la dottoressa Tiziana De Angelis della provincia di Lecce, diciamo, con precisione per precisare dall'ufficio che lei è responsabile dell'ufficio della pubblica istruzione nella provincia presso Terni, che c'era questo progetto di 4.500 euro da destinare, cioè noi dovevamo organizzare un progetto che parlasse e si rivolgesse alle persone meno abbienti, alle persone diciamo in povertà. E quindi ho contattato la professoressa Caterina Leonardi e ho detto, la dirigente dice questo, vedi di preparare questo progetto prima possibile perché non abbiamo troppo tempo. Lei, che è una persona veramente squisita, che non è la sola collaboratrice della dirigente, diciamo nell'arco di 2 o 3 ore ha preparato il progetto, lo abbiamo inviato alla dottoressa De Angelis Tiziana e nel breve di diciamo, pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, è arrivata l'approvazione di questo progetto, che non siamo stati soli. Perché poi a Terni è andato sia al liceo artistico di Terni, diciamo, un altro fondo, che all'alberghiero sempre di Terni. Diciamo che la somma è importante perché sono 4.500 euro e praticamente noi ci siamo organizzati con dolci messaggi, è così diciamo, il titolo di questo progetto, con dei dolcetti perché l'alberghiero diciamo, era la scuola più attinente per portare a termine diciamo questa idea. Quindi dolci messaggi, dei dolcetti che sono stati fatti proprio, diciamo, portati a termine dai ragazzi, ragazzi che frequentano l'alberghiero, cioè il reparto cucine, e anche i ragazzi, cioè sono stati un po' coinvolti tutti, da quelli di accoglienza a quelli di sala. E praticamente fatti questi dolcetti, poi sono stati destinati a delle associazioni. Quindi Tiziana De Angelis è sempre molto attenta, devo dire, la dottoressa, perché diciamo, la provincia per le scuole superiori è l'ente che è sempre preposto diciamo, alla manutenzione sia straordinaria che ordinaria. E diciamo, responsabile poi ad Oviedo è Gianluca, oddio, adesso mi sfugge, della Volpe, mi sfugge il cognome, scusate, Gianluca della Volpe ad Oviedo, e per qualsiasi problema, diciamo, i problemi quelli più semplici li chiamiamo sempre Gianluca, poi invece quelli più importanti la dottoressa De Angelis. E devo dire che per quello che mi riguarda non mi ha lasciato mai a piedi, diciamo noi.
È stata, diciamo, lei è sempre molto attenta e soprattutto per, sempre molto attenta per le persone veramente quelle più bisognose, le persone in difficoltà. Ha veramente sempre una buona parola. Io la ringrazio sempre perché oramai la nostra conoscenza, diciamo, è quasi ventennale. Allora. Eh sì, veramente, è un gioiello Tiziana De Angelis, sì. Allora, passiamo invece alla professoressa Leonardi. Sì. E come è stato strutturato questo progetto e come le è venuto in mente? Allora, per noi è una cosa abituale lavorare sulla solidarietà. Ci lavoriamo tantissimo e ci lavoriamo tanto a livello concettuale, ma non solo, anche a livello pratico, perché i nostri ragazzi lavorano molto nei laboratori, hanno tante ore di laboratorio e acquisiscono tantissime competenze che poi in qualche maniera riusciamo a far spendere ai ragazzi a favore degli altri. Quindi lavoriamo sulla solidarietà perché c'è l'insegnamento dell'educazione civica, ma anche perché facciamo riferimento alla Fratelli Tutti, per esempio, che è un'enciclica che parla di solidarietà. Quindi abbiamo strutturato questa attività dal punto di vista concettuale, facendo riferimento alla Costituzione e anche alla Fratelli Tutti, ma dal punto di vista pratico, facendo riferimento a quello che i ragazzi facevano in laboratorio, e cioè potevano preparare proprio in occasione del Natale un qualcosa con cui potessero fare gli auguri alle persone esterne, soprattutto a chi fosse più bisognoso, ma insomma in ogni caso alle persone esterne, e quindi mettere a conoscenza, mettere a disposizione, possiamo dire, degli esterni le loro competenze. Sono attività che abbiamo strutturato all'egida del servizio, perché i nostri ragazzi proprio lavorano sullo strutturare il servizio come un'azione di vita, come il loro progetto di vita. Loro si preparano e si formano per essere servizio agli altri e lo fanno, devo dire, con grande dedizione e passione, con attenzione alle persone. Quindi il progetto è fortemente educativo. Ringraziamo mille volte la provincia perché ci ha dato questa opportunità, perché non sempre è facile avere a scuola a disposizione i fondi per fare quello che vorremmo fare. Invece in questa occasione l'ufficio scuola, appunto nella persona della dottoressa De Angelis, ci ha dato questa possibilità, ci dà la possibilità di dare ai nostri ragazzi strumenti di vita e strumenti di lavoro importanti. E quindi non facciamo altro che ringraziare, appunto. Per noi è stata una grossa opportunità e per i ragazzi pure. Posso fare una domanda? Certo. È bello che una volta si fa una domanda al professore, non è il professore che farà domanda allo studente. Allora, io come studente sarei un po' anziano, un po' avanti, Ma ci però ha riflettiamo. detto prima la dirigente, in pochissimo tempo è stato preparato il progetto, ma questo progetto era già in mente. Beh, ripeto, appunto, sono attività C'era già, che insomma, un'idea, noi, no? ecco, certo, non è difficile, insomma, perché, ripeto, ci lavoriamo tanto sulla solidarietà, perché vogliamo che l'educazione, che cerchiamo di impartire ai nostri studenti, che soprattutto cerchiamo di far uscire da loro, sia un'educazione al riconoscimento dell'altro e al servizio dell'altro, dove il servizio è inteso nel senso più nobile del termine, dove il servizio è un'esperienza positiva per chi lo riceve, ma anche e soprattutto per chi lo fa, perché si cresce in umanità tutti insieme. Allora, torniamo invece alla dirigente della segreteria, mettiamola così, della segreteria. Quindi la provincia si dimostra spesso Sì, pronta, sempre, sempre, quindi sì. non è vero questa la vulgata che si sente in giro, Orvieto è l'ultima ruota del carro. No, diciamo, ecco, siamo un po' l'ultima ruota del carro perché la nostra realtà è piccolissima. Cioè, voglio dire, se a Terni, non so, del tipo ci sono 10 istituti, ad Orvieto ce ne sono 4. È ovvio che le richieste da parte di Terni sono È la legge molto dei grandi elevate. numeri. È certo, è dettato dai numeri, però devo dire che in questo ultimo anno, diciamo, tra virgolette, grazie alla pandemia, sono stati fatti dei lavori proprio sulle strutture, tanto è vero che lo stesso alberghiero non si riconosce,
praticamente sono state fatte fatti dei lavori proprio nella struttura primaria e poi proprio anche dalla temperatura. Sono stati creati due bacche, prima ce n'erano due, ma erano così abbastanza insomma fatiscenti. Adesso veramente i ragazzi ammirano la bellezza della scuola e sono ragazzi veramente che ti danno una grande Ricchezza strumentale. soddisfazione. Sì, è una ricchezza proprio strumentale. Quindi E con piacere vanno a scuola per imparare assolutamente, un assolutamente lavoro, tra sì. l'altro. Esatto. Tanto è vero che grazie appunto a questo, diciamo, a questo finanziamento di 4.500 euro, che sono proprio tanti, verrà fatta quella che loro la chiamano la plombe, ossia diciamo è un reparto, è una stanza adibita al lavaggio di tutti, diciamo, le stoviglie, che loro per stoviglie, io per me sono le pentole, però loro dicono stoviglie, intendono tutto, dai piatti, i bicchieri e quant'altro. Quindi, avendo creato, diciamo, due bar, poi abbiamo adesso, grazie appunto ai fondi che sono arrivati dalla provincia, non solo i 4.500 euro, ma altri fondi, dove Gianluca Della Volpe è stato carinissimo, l'ha destinati proprio nelle nostre scuole e l'ha proprio, come si dice, trasformati. La stessa cosa qui al liceo artistico, che la nostra segreteria ha sede qui, praticamente il piano, l'ultimo piano dove era veramente fatiscente, sono stati creati, diciamo, tutte le aule, ci sono tutti i laboratori, ma laboratori proprio, diciamo, da grido, diciamo noi, no? Perché non eravamo abituati a vedere così tanta bellezza. E i nostri ragazzi, perché noi abbiamo tre realtà, abbiamo sia il liceo artistico, il classico, le scienze umane, e abbiamo l'Ipsia e Alberghiero. E diciamo che i nostri ragazzi c'è diciamo questa differenza, no? Nel senso che sono ragazzi diciamo del liceo artistico e dell'Ipsia, diciamo abituati a, diciamo, a, innanzitutto non sono proprio qui della zona, ma vengono dalla periferia tanti. E dobbiamo dare, questa diciamo, è una morale un po' anche della dirigente da 4 anni che è venuta, che l'ha proprio trasformata, e lei dice sempre che dobbiamo far vedere ai ragazzi la bellezza delle cose e dobbiamo far innamorare proprio del loro lavoro. Per cui anche all'alberghiero sono stati acquistati proprio dalla scuola stessa, ma lo abbiamo potuto fare. Siamo partiti dalle tovaglie, ai tovaglioli, ai bicchieri, veramente quegli strumenti che sono al top. E devo dire, ecco, veramente per chiudere, insomma, grazie di nuovo alla dottoressa De Angelis, Tiziana, dell'ufficio, diciamo, scolastico della provincia dell'istruzione della provincia di Terni. E ringrazio tantissimo anche Gianluca Della Volpe, perché ogni volta che noi, perché lo chiamiamo per qualsiasi cosa, non so, abbiamo problema in un rubinetto, so, dell'acqua, perché Certo, è si è il rotto. referente, il È primo referente referente. qui, sì, però è sempre, sempre attento e sempre immediato, ecco Ma questo. penso ci rivedremo presto, perché la dirigente qualche giorno fa ha parlato di ceramica, di qualcosa, quindi penso che ci rivedremo presto con questa Beh, scuola e con il all'alberghiero la dirigente. pasticceria, no? Eh Ecco, sì, quindi quindi laboratorio, quindi ceramica, qui quindi va tornerò bene. presto, se mi Grazie, invitate, naturalmente. assolutamente sì, sarai sempre il Grazie, primo. grazie. Grazie.